Siamo quasi alla fine della prima settimana dopo il 4 maggio, che ha segnato una tappa importante perché ha portato in Sicilia e non soltanto in Sicilia la graduale riapertura di alcune attività economiche e di alcune attività sociali. Sapete che si è detto quanto sia stato importante il rispetto delle regole e delle procedure nei giorni in cui è stata difficile l'emergenza. Oggi entriamo in una fase che il governo della Regione Siciliana avrebbe voluto ancora più frizzante. È noto che il presidente Musumeci aveva chiesto al governo nazionale la possibilità di poter far aprire quelle attività economiche che in una regione con un livello così basso di contagi come la Sicilia sembra assurdo possano essere ancora chiuse. Ci è stato detto che dal 18 di maggio probabilmente si potrà procedere e quindi ci spiace non aver potuto mettere in campo alcune attività già a partire da lunedì della prossima settimana. Però la fase 2 non è soltanto una fase 2 legata ad attività economiche. La fase 2 impegnerà il sistema sanitario della nostra regione e lo farà con alcune significative innovazioni. Sulla pagina Facebook e sui canali social della Regione Siciliana, molte settimane fa avevamo presentato il piano regionale dell'emergenza, un piano che arrivava a quasi 3.600 posti letto. L'abbiamo presentato da questa stessa stanza con il presidente Musumeci. Oggi noi teniamo ferme le indicazioni di massima di quel piano fino al 18 di maggio, e sono i 14 giorni, dal 4 maggio al 18, per vedere come le attività economiche avranno eventualmente segnato per la loro riapertura una piccola crescita dei contagi. Ma dobbiamo restituire tutte le strutture ospedaliere alla loro vitalità naturale e quindi dobbiamo ridurre il numero delle strutture impegnate con il coronavirus, con il Covid-19, senza però far emergere alcun rischio per la nostra popolazione. Quali sono le regole? Il Ministero della Salute ha emanato nei giorni scorsi un decreto che ci dice tre cose importanti. La prima, che bisogna garantire il massimo di occupazione dei posti letto in terapia intensiva nel 30% complessivo, il che vuol dire che perché il nostro sistema sia sicuro, nel piano dell'emergenza non deve mai superarsi l'occupazione del 30% dei posti letto di terapia intensiva. Poi ci viene chiesta una seconda attenzione particolare, quella riservata al numero dei posti letto in degenza ordinaria. In questo caso deve essere il 40% il tasso massimo di occupazione. Attorno a questi due numeri noi stiamo costruendo una programmazione che dovrà anche avere il più possibile di strutture dedicate, i cosiddetti Covid hospital, che in Sicilia dovranno essere nel numero massimo di 5 e ovviamente non potranno esaurire un fabbisogno di molte centinaia di posti di letto, perché se no, come avrete ben compreso, non riusciremmo a rispettare il parametro del 30% e del 40%. Allora, su cosa ci stiamo orientando? E ne parlerò mercoledì in Commissione Sanità, dove sono stato convocato dalla Presidente La Roccarruvolo e da tutti i deputati con cui vorrò confrontarmi. Noi dobbiamo scendere da un numero massimo di 3.600 posti letto, terapia intensiva, ordinari e malattie infettive, a un numero che si aggirerà attorno ai 1.200-1.300 posti letto, che devono individuare un aumento possibile a fisarmonica in maniera tale che nel caso di maggior contagio ci possa essere una riserva immediata di reparti che si introducono immediatamente nella possibilità di diventare operativi. Diminuiranno per ogni provincia il numero delle strutture, aumenta la professionalizzazione perché i percorsi saranno fondamentali, perché abbiamo alle nostre spalle un'esperienza importante. E da qui alla fine dell'estate metteremo in campo un piano post-emergenziale di transizione. Perché alla fine dell'estate? Perché contemporaneamente è partita con ordinanze di protezione civile la progettazione delle strutture più organizzate
che dovranno prepararci all'autunno. Io non lo so se ci sarà davvero una seconda ondata, non so nemmeno quanto dovesse essere incisiva. Su qualche giornale si è letto che quello che oggi ha vissuto il nord dell'Italia nel caso di una seconda ondata potrebbe arrivare a sud. Speriamo che non sia così, ovviamente. Però, siccome ci sono modelli che dicono anche questo, abbiamo il dovere di proteggere la nostra economia e quindi abbiamo il dovere di evitare una nuova chiusura totale del sistema e per fare questo abbiamo la necessità di essere pronti tra settembre, ottobre e novembre ad avere un numero di strutture adeguate che possano anche affiancare quelle ospedaliere, realizzando modelli organizzativi nel territorio, grazie alla digitalizzazione, alla telemedicina. Ho adottato un decreto alcuni giorni fa che affida all'azienda Bonino Puleio di Messina il compito di essere hub di riferimento della telemedicina e si sono già acquistate alcune centinaia di device che ci consentiranno di seguire al proprio domicilio tutti gli isolati perché positivi al coronavirus. Ma sapete, perché qualcuno lo ha letto anche sui giornali, che stiamo lavorando su tante realtà in provincia di Trapani, in provincia di Agrigento, in provincia di Palermo, in provincia di Messina, in provincia di Catania, a Siracusa, dove gli sforzi si sono indirizzati anche per creare una maggiore armonia tra il territorio siracusano e quello della provincia di Ragusa. Insomma, due nuove pianificazioni. Una che ci accompagnerà dal mese di maggio fino alla fine dell'estate e una pianificazione che ci consentirà di essere adeguati alle attese che dovessero manifestarsi nella fase autunnale e invernale. Ovviamente le strutture che sono state impegnate in questo momento e che saranno magari liberate da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, avranno una investimento particolare da parte della Regione, perché hanno dimostrato di essere essenziali nel sistema. Tra tutti, mi piace ricordare l'esempio di Partinico, che era stato uno di quelli maggiormente a rischio, ma è stato così anche a Barcellona Pozzo di Gotto, è stata così a Modica. Ora, non voglio fare a Noto, non voglio fare torto a nessuno, perché quello che ci ha lasciato questa esperienza è anche un rinnovato e forte senso di appartenenza da parte della classe medica sanitaria siciliana. Oggi il Corriere della Sera aveva un piccolo fondino a firma del suo vice direttore Antonio Polito, nel quale alla fine c'era scritto: va bene, al sud si è detto che il coronavirus non ha creato gli stessi problemi del nord, ma non è che ciò si è verificato per fortuna o per il clima, si è verificato anzitutto perché i professionisti della sanità della nostra regione hanno dimostrato di essere straordinariamente in gamba, capaci di affrontare sacrifici, di salvare vite umane, di essere di nuovo al centro dell'agenda della politica, come la sanità è tornata ad essere al centro dell'agenda degli investimenti. Allora, queste due fasi che si aprono di programmazione sono molto importanti. E sono molto importanti, su questo penso siamo tutti d'accordo, perché in Sicilia non ci si ammala solo di coronavirus. E negli ospedali i siciliani devono poter tornare in condizioni di sicurezza. Dal proprio medico in ambulatorio devono poter tornare in condizioni di sicurezza. Si deve poter andare dal proprio cardiologo, dal proprio oncologo, dal proprio dentista, dal proprio ortopedico, da qualsiasi delle specialità mediche, con la sicurezza e la consapevolezza di poter essere curati. Allora ci attende ancora un percorso lungo, perché il virus circola, perché continua a non avere una terapia farmacologica e perché continua a non avere un vaccino. Ma oggi abbiamo maturato esperienze che ci consentiranno nelle prossime settimane di mettere in campo una programmazione molto importante. A questo dobbiamo lavorare e io avrò ovviamente la responsabilità, il compito e il privilegio di tenere informati i cittadini della nostra regione, ai quali auguro un buon fine settimana.